Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo 20° episodio della Crazy Locca Pokémon Nero. Signori miei, 20° episodio, abbiamo fatto 20 parti di questa serie. E proprio in questo speciale numero succederà qualcosa di molto importante per quanto riguarda la trama. Infatti nello scorso episodio abbiamo sconfitto il capo palestra Silvestro, ma c'era stato detto che il team Plasma era andato alla torre Dragospira. Noi alla torre Dragospira per ora abbiamo fatto semplicemente la nostra cattura, ossia questo Sausbuck, del quale vi faccio vedere adesso le statistiche. Ragazzi, ha delle statistiche abbastanza buone, un attacco speciale stupefacente, poi le altre sì sono un po' lì, la difesa speciale è un po' carente, però ci si può lavorare. Il moveset metalscopio, incornata ghigliottina ragazzi, e urto scontro, no, urto scuro, scusatemi, non so leggere. E niente, purtroppo non siamo nella randomizer di Luke e quindi le precisioni sono quelle che sono, e ghigliottina farà cagare come al solito. Ma detto ciò direi di proseguire. Però prima ragazzi, mi avete detto 2 episodi fa, se non sbaglio, di allenare Budyu. Qual è il problema? È che è morto. È morto durante l'allenamento. Ora, io potrei anche volendo chiuderci sopra un occhio. Il problema qual è? Che morendo, Budyu non guadagnerebbe felicità. E non guadagnando felicità, voi sapete che Budyu non si evolve. Di conseguenza, io lascio perdere, desisto e spero di trovare un Pokémon migliore, perché veramente è un parto quel Pokémon, è un parto ma un parto d'aborto, non so se mi spiego. Comunque direi di avviarci finalmente verso la torre Dragospira in compagnia sempre della nostra bevanda. E quindi intrufoliamoci qua. Tu, se non ricordo, sì, non mi sfidi. Poco fa sono passati un capo palestra e un altro tizio. Se hai fortuna ti troverai faccia a faccia con la leggenda. Leggenda che immagino sia N a sto punto. Ok, allora, dietro qua ci sono degli allenatori, ma io evito ragazzi, perché altrimenti il video dura 26 ere glaciali. Non è il caso. Eccoci qua, torre Dragospira. Vi ricordo che non possiamo farci la cattura perché l'abbiamo già fatta. Abbiamo tenuto Sausbuck, che vabbè. Sì, cioè, è buono, ma poteva andarci anche meglio. E niente, signori miei, quanto è bella la torre Dragospira. Questo è uno dei motivi per cui adoro Unima. Cioè, la presenza di tantissimi luoghi stupendi. La cava pietra elettrica, la torre cielo, la fossa gigante, la torre Dragospira, veramente di tutto. Poi, vabbè, c'è anche il Monte Vite. C'è anche lui, purtroppo, c'è anche lui. Però, ragazzi, veramente, questa generazione qua ha portato dei luoghi molto molto belli. E niente, è appena scoppiata una bomba, sarà arrivata l'Isis. Come, Creepy, perché non posso fare 3 passi senza che tu mi devi rompere il cazzo? A quanto pare è possibile camminare anche sopra le colonne cadute. Oddio, minchia, pensavo che ci fossero sopra le fiele punte. Grazie, Comore, per queste tue perle di saggezza. Ah, ma qua si può usare forza. Ma io forza ce l'ho, sì. E allora sai cosa ti dico, Comor? Cazzo vuoi? Io uso forza e me la balzo sta cosa. Però prima, se non ho visto male, qua c'era uno strumento. E vabbè. Io non mi sorprendo più, ormai ho capito come funziona. Ok, mi sono preso un infarto, pensavo si fosse bloccato il gioco, stavo già per bestemmiare. Tu invece, Toxic Sfera. Inutile come pochi in avventura. Poi, oddio, nel competitive ha tutto un suo valore. Però, cazzo, cos'è sta roba? Allora, no, proprio zero. Non me lo ricordo, cioè non ricordavo neanche l'esistenza di sto percorso. Intanto qua ho sbagliato, però stiamo per ottenere questo strumento che è una difesa X. Ma cazzo, ma Market, aspettami, sarà la tua fine, povera difesa X. E vabbè, a sto punto balziamo questi cosini qua e avviamoci verso l'inizio effettivo della battaglia col Team Plasma, signori miei. Ragazzi, fa caldo, non posso, cioè muoio altrimenti, fa caldo, devo bere. Allora, repellente max, e adesso dovrebbero esserci le primissime reclute, ciao. Creepy, ci penso io a questi, tu vai pure avanti. Ok, e andiamo, però se Comor non ci lascia in pace. Sì, che seccatura, che umidatura, dove la metti? Ok, posso suicidarmi. Detto ciò, cara mia recluta, mi sono morti 11 cazzo di Pokémon in questo gioco. Se puoi gentilmente risparmiarti la Madonna come Pokémon, mi faresti un piacere. Silvestro, Comor, sono proprio dei grandi seccatori. E io invece, ovviamente no, perché sono bellissimo e quindi giustamente io non secco a nessuno.
Ok, vediamo un po' cosa sei in grado di... Fraxur, che è la torre Dragospira... è venuta la voce da Travione brasiliano. Nella torre Dragospira, dicevo, Fraxur ci azzecca abbastanza. Solo che non saprei cosa farti, un urto scuro. Mi devo abituare a dire urto scuro e non urto scontro, come ho sempre fatto nella mia vita. Vediamo se fa abbastanza male. E la madonna, Sausbach, cattiveria proprio. Extra rapido, stai fermo. Stai fermissimo. Ok, ci siamo capiti. Ciao Fraxur, è stato un piacere. Tornate dove cazzo ti possono catturare. Non lo so neanch'io. Torna a Boredupoli dal capopalestra. Tra l'altro sì, sto giocando a nero. E quindi come capopalestra ci sarà Aristide si chiamava. Perché non so se lo sapete, ma penso di sì. Ma comunque ve lo dico per cultura generale. A Boredupoli, a seconda che si giochi a nero, intanto Chandelure, a seconda che si giochi, dicevo, a nero o a bianco, cambia il capopalestra da Aristide, se non sbaglio, dovrebbe chiamarsi così, a Iris. Detto ciò, dai, proviamola, raga. Ovviamente la evita. A vendetta, no, sono di tipo ghiaccio. Ok, però lo ritiro perché non voglio danneggiarti a sto punto, caro mio. Allora... cioè, più che altro non me la sento, ma andiamo Chaimeko che vendetta lo regge. Vai, caro mio. Vai, caro mio. Non ti sopporto, lo sai, però in questi momenti ho bisogno di te. Crystal colpo, stai fermo. Vediamo un po' cosa facciamo con breccia. La provo così. Crystal colpo credo sia di tipo roccia, ragazzi. No, minchia, la precisione no, ti prego. Breccia. Benissimo, non gli fa un cazzo. Ah giusto, Chaimeko ha imparato psichico al posto di psicoraggio. Oddio, sapete che non ricordo. Si vede che è un po' che non gioco. Non ricordo se lo sapevate già. Vabbè, comunque adesso lo sapete nel caso. Questo attacco pioggia mi sta facendo cadere le palle a terra. Via. Ok, bravo Chaimeko, così ti voglio. No, strampadanza no, ti prego. Vai via, vai via. Ci avrai la madre. Che sbatti. Attacca. C'è il ritardo mentale. Oh, che sbatti. Iperpozione. No, non ho voglia di switchare di nuovo, raga. Non ho proprio voglia. Adesso Chaimeko, tu vincerai sta... minchia, ma sta precisione qua. Adesso, anche se dovessi uscire dalla confusione... Chaimeko, maledetto! Sei un Pokémon inutile! Nasconditi! Electabuzz, muoviti! Ma porca... dai! Buttalo giù! No, fuoco ardore, non ci credo. Dai, sei illegale. No, la precisione. Attacca. Oh, cazzo. Ci voleva la trinità per sconfiggere sto Chandelure. Mamma mia. Oddio. Minchia, no, vi giuro che la roba di fuoco ardore ci sono rimasto di merda. Ok, dai, proseguiamo perché altrimenti qua... Bene, 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 bene. Queste due reclute, soprattutto la seconda, mi hanno messo in difficoltà. Vediamo un po' tu cosa sei in grado di fare. Anche tu sei qui perché pensi di essere forte e di poter vincere? Sicuramente contro di te sì. Poi magari contro N no. Però contro di te, figliolo mio, sì. Adesso vedi che c'ha Archeo Gesù Cristo Piloswin. Vabbè. No, mi stava scappando la battuta blasfema. Penso che si sia... capita, me la risparmio perché magari poi... Desiderio. Ok, desiderio. Ciò conferma quello che pensavo prima. Cioè lui è capace di avverare i desideri essendo morto adesso. A casa. Sì, sì, due desideri, tre desideri. Cazzo sei, il genio della lampada. Akinator confirmed. Mega Akinator, Pokémon Sole e Luna, raga, tutto confermato. Domani video news. E niente, vediamo un po' quest'altra cosa da offrire. Vediamo un po' cosa da offrire la casa. Noi viviamo perenne. Che vita di merda. Fatelo dire, che vita di merda. Mi dispiace per voi. Allora, calma. Spinarak, perfetto. Vedi che hai capito tutto della vita. Spinarak, best Pokémon EU. Onesto, raga. Spinarak, onesto, ci sta. Graffio, fermo. Incornata, vai a ca... la madonna. No, oh, cazzo! Minchia, se mi buttava giù uno Spinarak, non so. Cioè, qua c'ho la finestra a due passi, raga. Faccio due passi e sono giù. Tac, e via. Darkrai. Grazie.
Latios, vai te, leggendario contro leggendario, mi sembra giusto. Allora, lato positivo è che non è Darkrai, cioè non è il Darkrai normale, quindi di conseguenza non avrà né vuoto tetro né una velocità ai limiti dell'immaginabile. Non è molto efficace, quindi immagino che sia di tipo Cristo Dio metallo. Io sapete che col tipo metallo, dopo, raga, dopo questa serie con il tipo metallo però, guarda come voleva. Cazzo, non gli ho fatto niente. Non gli ho fatto niente. No, dicevo, col tipo metallo dopo questa serie qua ce l'avrò su per tutta la vita. Però dai, raga, almeno lanciafiamme non avrei dovuto utilizzare. Cioè, col senno di poi non avrei dovuto utilizzare Dragobolide perché lanciafiamme è indebolito. Detto ciò, ciao Darkrai, è stato un piacere. Dovresti schiattare male. No, invece reggi. Pioggia danza che servirebbe in questo periodo perché veramente ha fatto, ragazzi. Non ha effetto su Darkrai, mi stai dicendo che è di tipo metallo spettro, è Aegisless di questo gioco? Ok, vai via. Dovete sapere ragazzi che qua a Milano il clima fa cagare, perché diluvia, ma diluvia col caldo. Sapete cosa vuol dire quando c'è la pioggia e ci sono 35 gradi? È la cosa più brutta di questo universo. E vabbè, niente, dopo avervi aggiornato sul tempo, sul meteo, non diffidate dai giornalisti veri, Creepy Stories è quello vero. Ora che sei qui a Torre Dragospira, ci penserò io a sconfiggerti. Sono veramente euforico. Ma quando sconfiggi 425.000 reclute in un episodio, fuori di testa, e poi mi manda un Polited. Dai, forza. Tra l'altro, ragazzi, Polited è stato sempre un Pokémon che io non ho mai capito, perché pensavo, non so perché, ma ero convintissimo che fosse di tipo erba, perché, cioè, obiettivamente è verde, nonostante si evolvesse dei Pokémon di tipo acqua, io ero convinto fermamente nella mia testa che fosse tipo erba. Ovviamente questo gioco qua sarà tipo Cristo, perché non si sa, però ragazzi, c'ho tipo avuto un trauma per questa cosa qua, perché io continuavo a fargli verde bufera, no, scusatemi, le mosse di... l'altra mossa, vampata. Continuavo a fargli vampata, però questo qua regge... No, tifone. No, allora, ok, ho le vol condensa. Electabuzz. Electabuzz is the new Jesus. Hashtag Electabuzz is the new Jesus. Minchia... Cioè, ha retto il tifone come se fosse una beccata qualunque. Premonizione, la mossa Pirro Lancio di Electabuzz è stata scoperta. Ricoprila, che poi ha freddo, nonostante sia di tipo fuoco. Sporco Lancio, se mi avveleni, ti stacco un braccio. Perfetto, vedo che ti è chiara la situa. E ciao, ciao caro mio elefantino. È stato un piacere veramente averti qua. Bellsprout, raga. Se avete visto il video sulle... Ah no, oddio, l'ho confuso con Bellossom. Scusate, l'avevo confuso con Bellossom. Stavo dicendo del video delle mega evoluzioni che avevo parlato di Bellossom, appunto. Abbagliante cosa vuol dire? Cristo, cosa mi fai? Difesa speciale di Electabuzz? Sì, ok, lo ritiro, ho capito. Allora, Abbagliante, se mi ha fatto male di che... Psico. Psico abbagliante. Allora mandiamo Chaimeco, raga. Vero che è psico. Se non sbaglio è la mossa peculiare di Latios. Sì, perfetto, era psico. Psichico. E stavolta, caro Bellsprout, ci saluti. E non Bellossom. Che tra l'altro, ragazzi, ho pensato, stavo elaborando questa teoria mia, secondo la quale, secondo me, Bellossom sarebbe dovuta essere l'evoluzione di Victreebel e non di Vileplume. Perché se ci pensate... Bellsprout, Whipping Bell, Victory Bell, Bellossom. Cioè, il nome, capite che ha senso. E poi, secondo me, è una di quelle evoluzioni lì che poi all'ultimo momento non si sa perché hanno deciso di cambiarla. Anche perché poi con Vileplume non c'è zecca un cazzo Bellossom, se ci pensate. Ditemi cosa ne pensate di questa mia teoria improvvisata nei commenti. Che secondo me è così, perché non ci sono altre spiegazioni. Tanto sarà una bacca, io sono anche qua, ecco. Minchia, bacca Kenya. Bacca Kenya, no, bacca Kebia. Mamma mia. Ok, dovremmo essere quasi arrivati. Sicuramente dovrebbero essere finite le reclute. Questa roba qua è da bestemmie. Nonostante sia una figata, è da bestemmie. E tra l'altro ci sono un botto di strumenti, quindi... Tanto sono bacche. Repellente. Attenzione, ragazzi. Non dite che ho i repellenti max, perché non è vero.
Ok, io sto andando totalmente a muzzo, spero di star facendo la cosa giusta. Sì, ok. Prima però, strumento tattico. L'effetto repellente è finito. Conchinella! Conchinella, vedrò a chi darla, ragazzi, perché può tornare davvero utile come strumento. E non sto scherzando stavolta. Stranamente mi ha dato uno strumento decente. Ok, no, vorrei, sapete cosa? Ottenere quello strumento là? Però non so come si faccia. Cioè, arrivare là e... E boh, vabbè, saliamo. No, mi sa che... Madonna Gesù, cosa è successo? No, oddio, qua ci sono le 5 reclute che mi sfidano tutte di fila. È tutto in fiamme, io mi do fuoco! Se lei non legge... Se non leggete la descrizione, io mi do fuoco! Semicit, Bacca Ban. Vabbè. Ban è già il nome di un terrorista, mi sto già preoccupando. E allora, vediamo un po' chi mettere davanti. Metterei Latios perché, ragazzi, qua dovremo affrontare quattro battaglie tutte di fila. E io sto cominciando ad avere paura. Finalmente il nostro sovrano N diventerà l'eroe. Impossibile. Come hai fatto ad arrivare fin qui? Forza, proteggiamo il nostro sovrano. Giustamente, noi che li assecondiamo, camminiamo. Ciao. O sei con il Team Plasma oppure sei contro il Team Plasma. Non c'è posto qui per te. Ma stai zitto! Ma cosa vuoi? Affrontatemi, perdete e via. Ok. Poi al massimo, ragazzi, fuori parte vado a controllare cos'era quello strumento là. Vai. Krastol. Krastol, io mi ricordo di che tipo sei. Sei di tipo drago. Vero? Sì! Perfetto, minchia. Meno i predict. I predict a caso, totalmente. E poi Licky. Oddio, raga, mi sa che anche Licky Licky è di tipo drago, sapete? Non vorrei sbagliarmi, ma dovrebbe essere proprio così. Vediamo. Eh sì, signori miei. E gli facciamo pure un botto di male, tra l'altro. Lui fa meditazione e medita sulla sua esistenza, perché un coso così non può esistere. Cioè, Arceus non può veramente averlo creato così, è una mutazione genetica, palesemente. Darwin si sta ribaltando nella tomba, no, che poi non si dice ribaltarsi nella tomba, credo che si dica rivoltarsi. Ma no, forse si dice rivoltarsi. Ok, è il primo andato, assurdo, ma è pazzesco. Dai, forza, veloci. D'ora in poi nessuno potrà più fermarli. Cheat. Allora, un Pokémon solo, perfetto. Ed è uno Shellos. Attenzione ragazzi, perché Shellos potrebbe veramente devastarvi tutto con il suo verso. Tipo così fa. Forza. Forza e coraggio, mandalo a casa. E ho quasi Petalodanza, mi toglierà verosimilmente mezzo PS. No, ok, mi ha fatto più del previsto, ma mi ha tolto comunque uno sputo di vita. Ok, Shellos, è stato un piacere, grazie per aver partecipato alla Crazy Lock. Vai col prossimo. Venghino, signori, venghino, apriteci il culo come volete. Prendi questo, plasma! La droga fa malissimo, figliolo, la droga fa malissimo. Campagna promozionale, Stop Drug with Team Plasma, Marsh Stomp. Ora, Marshstomp a me fa cagare. È lo starter, cioè l'evoluzione di starter più brutta di sempre. Non mi vogliate male, ma io non lo posso vedere. Quindi lo castighiamo con un dragobolide ignorantissimo. E regge, tra l'altro. Ottimo. Memento, no, eh? Sì, è quello che ti suicidi tu, giusto, Memento? Vero che è quello che ti suicidi tu? Sì, perfetto, è quello che si suicida lui. Oh Gesù, perfetto. Ho avuto paura. Ok, ritiriamo Latios e mandiamo Sousbuck. Sousbuck che è ancora al 40 come Lectabuzz. Devono salire entrambi al 41. E gli manca poco, tra l'altro. Vai Sousbuck, fai il tuo urto scuro. E castiga questo ignaro insetto bastardo. Ok, però regge. Diminuiamo la sua precisione, un'ottima cosa. Vento in culo, famosissima mossa. Questa qua adesso l'ho fatta attaccare per primo. Io mi gioco una... No, 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 metronomo. No, io ho l'ansia per sta cosa. Godo! Scemo di merda! Coglione! Si è suicidato! Che idiota ritardato! Bravissimo! Un applauso a questa recluta. Grande. Su sì che... Minchia, raga, questo qua è il campione internazionale VGC 2025.
Dai, ultimo di voi. Toxicroak. Pokémon Snakewood confirmed. Livello 34. E adesso con Latios io ti purgherei male. Ti purgherei male, però con un verde bufera, anche perché Dragon Ball è finito. Speriamo che sia super efficace. No, perfetto, mai nella vita. Che cosa bella, schermo luce, ok, adesso Latios praticamente è diventato inutile, mi sa. Vediamo se... bello, ti ho fatto troppo male. No, Ira di Drago è fastidiosissima, perché toglie 40 fisso. Ok, ne posso reggere ancora 3, no, 2, scusatemi. Acropazia, brutto colpo addirittura, attenzione. Forza, e vediamo, no, non credo di mandarlo giù, quasi però, Ira di Drago. Andiamo a 58 PS e adesso con forza dovremmo essercelo levato dalle palle. Ottimo, bravo Latios, magari sali pure di livello, ti manca davvero poco. Sei un osso duro, da dove prendi tutta questa forza? Steroidi, figliolo mio, steroidi, grazie per farmi passare. Ok, proseguiamo senza curare i Pokémon perché... ok, non credo che ci sia lo scontro qua, anzi non c'è, sono abbastanza sicuro. Signori miei, avanziamo. Ed eccolo lì. Che bella inquadratura questa, ragazzi. Zekrom. È davvero un bel Pokémon, Zekrom, ragazzi. A me piace tanto, sia lui che Reshiram. Momento epicissimo, ragazzi. Veramente. Guarda, Creepy. Questo è il Pokémon leggendario che guiderà il mondo accanto all'eroe. Ora potrò recarmi alla Lega Pokémon con Zekrom e battere il campione. Sarà l'ultima lotta per i Pokémon, quella che metterà fine alle loro sofferenze. Finalmente potranno avere un mondo in cui vivere felici. Se vuoi fermarci, dovrai prima diventare un eroe. Solo se Reshiram riconoscerà il tuo valore, potrai affrontare me e Zekrom alla pari e avrai così una possibilità di fermarci. Allora, cosa pensi di fare? Secondo le mie previsioni, tu incontrerai Reshiram. Sarai forse tu, con l'aiuto e la fiducia dei tuoi Pokémon, l'incognita che manderà all'aria il mio piano di cambiare il mondo. Ora vai, trova Reshiram, se ci tieni così tanto a proteggere il legame che unisce uomini e Pokémon. Sono sicuro che anche lui, sotto forma di Chiarolite, ti sta aspettando. Mamma mia. Che bel momento. Con questa host di sottofondo. Creepy, ma chi era quello? Che diamine sta succedendo? Com'è possibile? Quel tizio era N, vero? Come mai accanto a lui c'era il Pokémon leggendario? Non può essere veramente lui l'eroe. E perché ti ha chiesto di trovare l'altro Pokémon leggendario? Calmiamoci. Intanto usciamo di qui. La cosa più importante ora non è capire cosa è successo, ma qual è la prossima mossa da fare. Esattamente. Esattamente. Non credo ai miei occhi, il Pokémon Drago leggendario si è risvegliato. A quanto pare, quel tizio di nome N, il capo del Team Plasma, ha risvegliato il Pokémon Drago e prima di sparire ha anche detto a Creepy di cercare l'altro Pokémon leggendario. Che cosa? Quindi ci sono due draghi leggendari? Esatto, proprio così. E chi è questo? Eccolo, il suicida. Nardo, sei veramente tu? Da quanto tempo? Come stai? Non c'è tempo per i saluti. Quel fulmine violento che si è levato dalla torre è opera di un Pokémon così potente da poter distruggere il mondo intero. E il pazzo che lo controlla vuole imporre a tutti di liberare i Pokémon. Non so se sia per paura o per devozione, ma non possiamo lasciarlo fare. O quello che ci aspetta sarà un mondo in cui Pokémon allenatori non potranno più vivere gli uni accanto agli altri. Hai ragione. E non è tutto. È nel capo del Team Plasma che ha risvegliato Zekrom. Ci ha anche detto di cercare Reshiram. Secondo i miti, Zekrom devastò in un istante con fulmini micidiali l'antica regione di Unima insieme ad un altro Pokémon. Enne deve esserne al corrente e ora si aspetta che noi gli portiamo l'altro Pokémon leggendario. Cosa? Ma risvegliare un Pokémon così forte è pericoloso! Sei davvero una ragazza gentile, ma non è vero. Ma purtroppo con gli altri Pokémon non abbiamo alcuna possibilità di riuscita. Si tratta di un Pokémon leggendario. Non piace nemmeno a me fare quello che N, o come si chiama, si aspetta che facciamo, ma non ci resta che cercare quel drago. Anzi, la sua pietra.
Meglio che a trovarla siamo noi, piuttosto che il Team Plasma. Andremo a cercarla al castello sepolto che ho visto durante il mio viaggio per la regione. Creepy, ragazzi, andiamo. Va bene, allora pensateci voi a trovare la pietra. Io esplorerò la torre. Chissà, magari riuscirò a capirci qualcosa di più. Vengo anch'io. Sì, signori miei, dovremo andare al castello sepolto a cercare questo benedetto chiarolite. Ho capito una cosa. In momenti come questo, solo se si ha la forza si può veramente fare qualcosa. Pokémon umani che siano. E la mia forza è quella dei miei Pokémon. Forza, campione, non perdiamo altro tempo. E come al solito, io rimango da solo. Con Belle. Creepy, la situazione si sta facendo davvero seria. Non sono sicuro di aver capito bene cosa stia succedendo, però... Tu vai al castello sepolto, vero? Hanno detto che si trova nel deserto della quiete. Ci si arriva dal percorso 4. Grazie, Belle, lo sapevo. Signori miei, dopo questo momento stupendo, io vi saluto anche perché tra poco inizia Italia-Spagna. E oddio, sono in ansia pure per quella partita lì, quindi immaginatevi. Nel prossimo episodio andremo al castello sepolto e cercheremo questo benedettissimo chiarolite. Dubito anche che faremo la cattura perché l'abbiamo già fatta, ma comunque io vi do appuntamento appunto in quest'ultimo episodio, quindi se questo qua vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel mi piace, a commentare e a iscrivervi al canale. Mi raccomando, come al solito, la domanda del giorno rispondete che è qua sotto nella sidebar e passate dai social che invece si trovano in descrizione. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video.